È partita tra Brasile e Olanda, finita 6-1 con i ragazzi, ragazzi del Brasile. Partiamo dai vincitori, partiti. Là ci stanno gli sconfitti. Abbiamo solo vincitori qui all'intervista, gli sconfitti hanno dichiarato il no comment, quindi ci può stare, a volte si deve anche comprare. Abbiamo patito anche noi queste partite così, quindi... Diciamo, ottimo esordio, avete meritato questa Coppa Italia. È la prima esperienza qui con noi, tu già l'hai fatta, l'hai portato diciamo questa squadra nuova, è sembrato che partita dopo partita inizia a migliorare, inizia a far vedere lampi di buon gioco, buon calcio, tanta intensità, state migliorando soprattutto su questo, si sa anche l'allenamento, il fatto di iniziare a giocare un po' più insieme, imparare a conoscerti sicuramente. Meglio tardi. Esattamente. Il punto che abbiamo messo un poco. Vabbè, poi ci sono stati degli innesti nelle ultime giornate che comunque ci hanno portato un cambio nella squadra netto, però sono contento che finalmente abbiamo trovato il nostro ritmo, ora la seconda vittoria dopo quella settimana scorsa, dobbiamo continuare così. Il bilancio sembra essere ottimo, il Brasile sicuramente è da considerare una squadra in ascesa, settimana prossima arriveranno anche completini, quindi sarete anche più belli, sono io. Oltre a essere più forti. Ho ancora più voglia di vincere, sangue agli occhi, giusto così, invece il tuo pensiero... No, servivano assolutamente 3 punti, sapendo anche il risultato della squadra, delle altre 2 squadre che stanno al nostro girone, quindi stando a pari punti noi e un'altra squadra ci troviamo in una posizione favorevole, adesso bisogna comprare tutto con la prossima, che con la prossima possiamo anche già avere più di un piede nella fase finale. Assolutamente, diciamo che... Inizieranno le varie competizioni, la Coppa sicuramente ha la sua importanza e voi avete messo i primi 3 punti in bacheca, allora si deve aspettare un attimo diciamo il continuo, guardare secondo me tutte le partite che restano come finali, perché sia per il campionato, per quello che è il continuo del mondiale, che per le coppe sarà importantissimo. Sì, ogni partita è una partita a sé, dobbiamo cercare sia di vincerla sia di giocare meglio, uscire dal campo soddisfatti con qualunque risultato. Ma come sei diplomatico. Anzi, faccio in bocca al lupo e ancora i complimenti. Grazie.